ho letto i documenti e non ho fiducia, una fiducia così positiva che tutto vada bene, perché se il clima è quello di una legalità formale che deve essere riaffermata anche dalle nuove forze politiche di governo, bisogna stare attenti al clima. Dunque io credo che possa essere integrato un discorso di questo tipo. Cesare Ottolini, come tutti noi, in molti casi di picchettaggio antisfratto, non facciamo altro che fare un'azione surrogatoria rispetto all'obbligo di soccorso che sarebbe obbligatorio rispetto alla pubblica amministrazione. Bisogna insistere molto sul fatto che ci sono degli obblighi costituzionali e anche a livello sanitario. Noi non possiamo ammettere che ci si è messo di fronte a un atto giudiziario qualsiasi il diritto alla salute e alla vita delle persone. E dunque a quel sfratto doveva essere presente il sindaco o un suo delegato, l'assistente sociale. Vi dico perché questo è la costante atteggiamento che abbiamo preso da 50 anni quando abbiamo fatto la difesa degli sfratti. E l'abbiamo sempre vinta, perché bisogna entrare anche nelle contraddizioni mentali di chi si occupa di diritto a livello proprio professionale. Non so se andrà bene o andrà male, ma certamente mi sembra che siano argomenti forti questi e devono essere un asse che noi rilanciamo, perché è nella linea generale dell'Unione Inquilini quello dell'obbligo di soccorso, che non è soltanto il soccorso perché tu sei malato grave o tu sei un invalido, ma perché quando uno sta per perdere la casa, perde la testa, perde la sua minimo di equilibrio mentale. Ci sono delle cose, bisogna dirle queste cose, perché chi l'ha vissuto, molti di noi hanno vissuto lo sfratto con se stesso, di notte non pensi altro a quello che ti succederà la mattina dopo o come andrai, dove andrai a vivere. Sono delle condizioni che dobbiamo rappresentare plasticamente in processo, se ci sarà il processo. Questo è un mio suggerimento, perché voglio che non soltanto sia assolto perché le cose che stanno state dette sono contraddittorie, ma perché aveva ragione. È diverso il discorso, bisogna non andare in difensiva soltanto, ma essere capaci di portare tutto il bagaglio costituzionale, la parte più avanzata della Costituzione, in un processo che è emblematico e deve essere portato da tutto il Congresso come un esempio di controffensiva politica generale sul problema della casa. Integrazione di informazioni, poi non avremo più il tempo ovviamente, il congresso, mi scuso con Aurelio. Allora, in seguito a quello che è successo a me, ahimè succede anche ad altri compagni, essendo io coordinatore dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti, ho informato i miei compagni, i nostri compagni, e stanno arrivando decine e decine e decine di messaggi di solidarietà che vanno da San Pietroburgo a San Paolo, alla Repubblica Dominicana, all'Argentina, eccetera, eccetera. Se andate nella pagina dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti potete vedere. E stiamo pensando di far intervenire, però qui bisogna graduare le cose, l'area relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla casa e il relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, che vadano a chiedere al governo, vabbè c'è il mio caso, ma abbiamo anche il caso di Michelangelo ed altri, che chiedano al governo italiano che campo state combinando, d'accordo? Quindi c'è una grande solidarietà, è un'occasione per noi ragazzi. Però volevo leggere solamente questo messaggio. Solamente voglio leggere il messaggio che mi ha mandato la signora, signora Porcari. Quando ha saputo di quello che era successo mi ha chiesto: ciao, come stai? Cosa è successo? Posso fare qualcosa per te? Fammi testimone che tu non hai fatto niente. E poi mi dice, attenzione, scusate, sono qua, non c'è nessun problema, le dico, aspetta, per te, io non te lascio mai, sono qua e i miei amici siamo testimoni, sei tranquillo, perché
tu fai un lavoro di cuore e Dio non ti lascia mai da solo. Quindi è un momento di solito. Non siamo criminali, siamo nel giusto. Grazie. Capito come si parla anche al microfono, forse. Voce, voce! Salve a tutti. Beh, sono passati, questo è il quinto congresso, adesso. Allora, prima mi volevo congratulare con tutti voi che siamo arrivati al 50° anniversario dell'Unione Inquilini, del sindacato anomalo, così come si chiamano, e dei non obbedienti, di quelli che non si danno retta e di quelli che rompono le scatole, o come si è detto un'altra parola, bella, che quando me lo dicono mi fanno un complimento. E mi voglio anche voglio dire che sono sto anche io vicino a Cesare per quello che è successo e dobbiamo trovare tutte le modalità di sostenerlo e di vedere come è possibile difenderlo e di trovare le modalità di non darla per vinta, diversamente diventerà un vizio per loro, così lo penso. Poi andiamo avanti per vedere che cosa succede, perché il diritto all'abitare vediamo che ce lo vogliono togliere. Dopo la nascita dell'Unione Inquilini, avvenuta nel 68, l'Unione Inquilini lotta in Italia per il diritto alla casa e il diritto all'abitare. E come abbiamo visto dalla relazione del segretario, che le sedi stanno crescendo. E pian pianino vediamo che non solamente in numeri ma anche come qualità, e dobbiamo imparare uno dall'altro come muoverci e come fare sindacato sul territorio, ma non sindacato solo di assistenza ma di tutto quello che abbiamo parlato fino adesso. E tutti i compagni, e penso che questa è la migliore lezione del congresso, sentire e ascoltare uno l'altro. Noi sappiamo che in affitto non stanno quelli che sono i più ricchi, ma stanno le famiglie che sono, diciamo, le famiglie in affitto hanno un reddito medio-basso. Ma mi viene anche una preoccupazione che negli ultimi anni, dal 2000, cioè dal 2007 in poi, hanno perso il lavoro, una gran parte dei lavoratori, non solo. E ci sono altri elementi che devono portare a una riflessione. C'è una fascia sempre più ampia di lavoro dipendente che è sopra quella soglia che ci viene definita come prossima al livello di povertà, e negli ultimi anni la percentuale dei giovani tra 18 e 34 anni vivono con i genitori. E devo dire che non trovano un lavoro, non possono andare ad abitare da soli perché non hanno le finanze, non c'hanno niente. E come possono andare ad abitare e fare le loro esperienze da soli? Non gliela faranno mai. C'è infine la questione del fenomeno delle migrazioni che coinvolge il nostro paese, e in Umbria in particolare, che ha una percentuale del 12%, che incide sul incremento della richiesta abitativa e in più sui sfratti, perché dicono ci fanno fare anche la guerra in casa, e ci hanno fatto fuori dalla graduatoria eliminando per quanto riguarda la residenza, poi per la carta di soggiorno e così via. Ci trovano sempre qualche punto per farci fuori e fare la guerra tra di noi.
per dire che prima hai italiane, poi hai quelli del posto, poi si trova qualcos'altro. Come abbiamo visto, di 29 punti di Maio e di Salvini, al punto 21 ci ha scritto solamente che ci devono sgombrare e basta, questa è l'unica preoccupazione. Ma non ci hanno pensato a un piano casa di creare nuovi alloggi per mettere a norma quelli esistenti? E di quei 800.000 alloggi che ci sono in giro per l'Italia, e di cui un 200.000 nemmeno non se ne rendono conto dove stanno. Perché? Perché sono abbandonati, perché sono occupati, perché non gli interessa. Interessa costruire, come si è detto prima trasformare i lotti di terreno agricolo in lotti per costruire, poi costruire male, e speculare, aumentare gli affitti e così da portare alla disperazione alla gente che non gliela fa. Ma non gliela fa non solamente con i contratti di mercato libero, ma anche nelle case ATA. Se abbiamo una popolazione che è arrivata con una pensione di 500 euro al mese, come fa ad arrivare alla fine del mese a pagare 500-600 euro d'affitto nelle case popolari? E queste nelle case popolari, ATA, a Perugia. Praticamente ci hanno 200 euro, 150 euro di affitto e 300 euro di onere accessorie, il totale sono 550, e noi la fanno ad arrivare alla fine del mese. Bisogna trovare un sistema, bisogna agire per vedere come possiamo risolvere. In questi anni la politica ci ha sempre promesso di tutto, però ci ha fatto niente, ma proprio niente. Ultimamente noi dal 2000, io non mi ricordo un piano casa vero e proprio, dove sono costruite le case, dove ci hanno messo a norma gli alloggi che sono stati costruiti prima. E perciò la politica abitativa dal governo Berlusconi a quello di Gentiloni e con il contratto di governo di Salvini e Di Maio si sono scordati tutti di noi. Perciò io propongo di investire in un nuovo welfare, affitti sociali e limiti. Che limita il mercato, serve una politica sociale della casa che manca da tanti anni. Se non si impegna nessuno, ci dobbiamo impegnare anche noi per portare questa proposta. È necessario anche un piano di sviluppo dell'edilizia sociale, e un'altra, occorre potenziare la campagna di denuncia dei affitti in nero. Per quanto riguarda il nostro sindacato, io voglio proporre una cosa per quanto riguarda la segreteria allargata, di proporre una donna, oppure anche di più, che facesse parte della segreteria, ma anche due, anche di più, così che non solo uomini, ma anche le donne facessero parte. Per quanto riguarda la CUP, possiamo votare per vedere, siamo d'accordo, non siamo d'accordo, questo è il congresso e perciò si deciderà al congresso. Questa è la mia proposta, grazie. Ringraziamo Lina, ora tocca a Mirko Trape e si verrà a trovare dopo Marcella Crozza. Quindi farò un intervento strettamente giuridico, perché ho sentito prima delle cose che veramente mi hanno un po' lasciato di sasso. Il giudice che dice che il diritto alla casa non è tutelato dalla Costituzione dice delle sciocchezze. Questo non lo dico io, lo dice la Corte di Cassazione, che il diritto alla casa, all'abitazione, rientra nella tutela dell'articolo 2.
e la cosa, appunto, per dirlo, la Cassazione l'ha detto e l'ha ridetto, e tra l'altro io l'ho anche utilizzata recentemente in una causa che abbiamo vinto in due passaggi, perché nel primo passaggio brevemente il proprietario, invece di dare la disdetta del contratto, ha dato la disdetta delle utenze, quindi la famiglia si è trovata senza luce, senza acqua, senza gas durante l'inverno. Articolo 700, tecnicamente richiesto il provvedimento d'urgenza, in primo grado negato, perché il giudice ha detto ma sì, è un modo un po' irregolare di dare la disdetta, ma in fondo si capiva che voleva entrare, si capiva. Nel frattempo, e allora appunto c'è stato fatto il reclamo al Tribunale di Fermo, basandolo proprio sull'articolo 2, così come interpretato la Corte di Cassazione, facendo riferimento alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e così via, e il Tribunale, in serie di reclamo, ha accolto pienamente questa cosa. Quindi per me è stata veramente una soddisfazione, a parte per la coppia di persone che erano tra l'altro in gravi difficoltà economiche, quindi non erano in grado di trovare un'alternativa, una cosa simpatica che vi dico, perché ovviamente l'abbiamo provata tutti, no? Per aiutare questa persona. Quindi la prima cosa, andiamo al comune, servizi sociali. Il comune di Fermo ha un edificio proprio per sfrattati, che diciamo è l'anticamera della casa popolare, perché poi chi va lì sostanzialmente, anche se l'assegnazione è temporanea, ma è temporanea finché non riesce ad andare in una casa popolare, quindi di fatto diciamo, allora gli ho detto sì, dice mi dispiace ma tu non sei trattato, cioè tutti questi poveretti non solo stavano peggio perché non c'erano luce, acqua, cazzo, ma il comune ha detto beh, ma non c'è lo sfratto che non te posso fare niente, quindi cornuti e mazziati, come si dice. Comunque voglio dire, quindi forse il giudice del TAR di Milano forse non è molto aggiornato, ma insomma è chiaro a livello giuridico che il diritto alla casa c'è, è scritto in Costituzione e lo dice la Cassazione, quindi il massimo livello. Altro discorso sul fatto che ho sentito sempre dalla Lombardia di questi alloggi di edilizia pubblica, che tipo la Freccia adesso sono edilizia pubblica, housing sociale, come va di moda dire, eccetera eccetera. Allora io su questo direi forse vale la pena provare a fare tipo delle cause pilota per distrazione di fondi, fare degli esposti a livello penale e alla procura della Corte dei Conti, perché se un alloggio di edilizia residenziale pubblica è stato costruito interamente con i fondi dello Stato o comunque pubblici, il fatto di destinarli a una diversa, cioè non è una cosa che si fa così, cioè non stiamo veramente facendo il gioco delle tre carte. Se quello è un alloggio di edilizia pubblica, è di edilizia pubblica, appunto. Non è che tu regione, tra l'altro non so se lo fanno con un provvedimento amministrativo, adesso io non conosco la cosa, se lo fanno con dei provvedimenti amministrativi, io consiglierei di impugnarli e comunque provare a fare una battaglia in sede penale e alla procura della Corte dei Conti, perché qualche volta possiamo essere noi a mandare sotto processo loro e non solo loro a mandare sotto processo noi. E in questo anticipo una conclusione che volevo fare. Io sono ovviamente disponibile, mi farebbe piacere con i colleghi dell'Unione Inquilini, per esempio, se potessimo fare un coordinamento dei legali, sentirci, ma magari scambiandoci la giurisprudenza ogni volta che qualcuno c'è un piccolo risultato, poi perché spesso comunque io ci sono e sono a disposizione, ripeto, mi farebbe piacere, perché poi lo sapete che la giurisprudenza di merito, cioè dei tribunali, di queste cose è difficile trovarla, no? Si trova poco a livello delle banche dati nostre, ci parlano di Cassazione, Consiglio di Stato eccetera, quindi questioni di tribunali che però possono essere importanti. Se noi ce le scambiamo, per dire, facciamo un aiuto reciproco, come io per esempio ho esperienza di 37 anni come dirigente a livello di edilizia residenziale pubblica, quindi se qualcuno avesse bisogno io sono a disposizione eventualmente e lo faccio volentieri. Stesso discorso per gli alloggi sfitti, sento dei numeri raccapriccianti di alloggi di edilizia pubblica sfitti. Allora, una delle ultime mance fatte, non mi ricordo da quale governo, ma non ha importanza,
cioè mancia nel senso che hanno messo qualche centinaio di milioni proprio per la ristrutturazione qualche anno fa, proprio per la ristrutturazione degli alloggi sfitti. Ok, bravo. Allora io mi chiedo, nelle Marche noi li abbiamo sistemati tutti con questa legge. Siccome le risorse vengono spalmate in proporzione chiaramente alla popolazione eccetera eccetera, la Lombardia e il Lazio hanno sicuramente avuto una quota di questi soldi. Che fine hanno fatto? Facciamo esposti alla procura della Corte dei Conti, perché questo è danno erariale, ci sono dei soldi non spesi, c'è un patrimonio per il quale il pubblico non incamera canoni, per quanto sociali, ma comunque sono entrate. Il secondo è un patrimonio che si degrada ulteriormente, quindi c'è un danno a un bene pubblico, e facciamo un esposto alle procure della Corte dei Conti. Cioè, secondo me dobbiamo, magari, io parlo da avvocato chiaramente, io faccio i picchetti da avvocato, cioè cominciamo anche noi e poi io, siccome vengo dalla pubblica amministrazione, so che la procura della Corte dei Conti fa più paura della procura penale, perché poi a livello penale, no, ci vuole il dolo, insomma, un pochino più difficile. Con la Corte dei Conti, quando ti comincia a chiedere i soldi a te personalmente, dirigente, non l'hai fatto, e allora tutti cominciano a... vedrete che quelli che non vi rispondono, quando cominciate a minacciare il danno erariale, vi risponderanno subito. E un'altra cosa... su questo discorso che sento sempre a Lombardia, ma sappiamo che poi la Lombardia è apripista a livello italiano, questo discorso sempre di la casa agli italiani, che siccome non lo possono dire perché grazie a Dio la Costituzione ancora non riescono, non sono riusciti a cancellarla, allora lo trasformano nella casa ai residenti, no? Perché questo ha cominciato la Lombardia e piano piano a macchia d'olio si è diffuso in tutta Italia, come se poi non ci fossero, appunto, se ci stanno anche da noi residenti che non sono cittadini italiani ma che stanno lì da 30 anni, 40 anni tranquillamente. Quindi comunque è una cosa, sono cose sciocche veramente. Però anche lì ci sono state le pronunce della Corte Costituzionale che ha detto questa cosa va bene finché non diventa discriminante. Cioè lo scopo dell'assegnazione è la tutela del fabbisogno abitativo, del diritto all'abitazione, quindi tu non mi puoi stravolgere la graduatoria per portare avanti altre finalità. Anche qui se le leggi proseguono in questo senso, quindi possiamo starci attenti, anche qui possiamo cominciare a impugnare chiedere la non manifesta infondatezza la questione, è cercare di mandare alla Corte Costituzionale queste cose. Cioè, voglio dire, ci sono degli strumenti, facciamoli, utilizziamoli. Ultimo strumento è, ne avrete sentito parlare, la trasparenza, l'accesso generalizzato, l'accesso civico. Ci sono degli strumenti che magari non sono molto conosciuti, anche perché come al solito sono le leggi, sono sempre complicate, però possiamo utilizzarli, e anche qui potremmo mettere a disposizione eventualmente se qualcuno avesse bisogno di chiarimenti, necessità e così via. Nelle Marche poi abbiamo una persona, un amico di Carlo, che si dedica proprio giorno e notte alla trasparenza della pubblica amministrazione, che è un grande esperto, quindi sarà lieto di collaborare se qualcuno avesse bisogno. Grazie. Grazie mille, molto molto nazionale e consigli molto concreti. Andiamo ancora, che bravi che siamo stati. Sono appena le 7 qualcosa e abbiamo solamente 2 interventi ancora. Marcella Crozza, se non sbaglio, e Michele Baira. Marcella Crozza. Comitato di lotta per la casa a Roma. Mi hanno scritto Crozza dentro. Crozza, Cruz. Magari avesse il cognome italiano e la cittadinanza anche per poter esprimere il voto. Niente, una delle poche cose che è riuscita a coinvolgermi è stato l'intervento del compagno Cesare Ottolini. Dal momento quando lui ha iniziato a parlare della via campesina,
Questo è molto conosciuto a livello latinoamericano, dal Sud America fino a Chiapas con i compagni zapatistas, no? È quello che raggruppa le diverse associazioni di lotta che difendono i diversi diritti, no? E sentire via campesina tradotta a via urbana, devo dire che veramente mi ha riscaldato il cuore e mi ha dato un grande senso di sentirmi anche a casa. E questa è una delle cose che è molto importante, riuscire a comunicare tra di noi e poter lasciare queste cose nella mente e nell'anima degli altri compagni è molto importante, no? Quindi tutta la mia solidarietà a Cesare, non lo conosco, però parlano i fatti, anche il modo in cui, come lui ha parlato, tocca, arriva, no? Bene, io sono di Roma, praticamente abito a Roma da 10 anni e da poco sono arrivata a Unione Inquilini. Unione Inquilini sta cercando di accorpare, stiamo cercando di creare un bel gruppo di lavoro che accorpa residen, occupazioni, sfrattati, tutta la gente che sta in contatto con il problema a casa, no? Praticamente a Roma si dice che l'immigrante d'insolito è quello che viene a togliergli il posto all'italiano in graduatoria. E noi sappiamo che non è vero, no? È una delle tattiche che loro usano per cimentare e fomentare la guerra tra noi. E quindi, partendo da questo punto, voglio partire dall'articolo 5 del ministro Lupi. Come già lo aveva detto pure la mia compagna Teresa, il 1 agosto 2016, erano le 21:15, una bombola ha iniziato a prendere fuoco al secondo piano, dove per grazia di Dio non sono stati feriti, morti, la gente è riuscita a scampare dall'incendio. Ovviamente l'articolo 5 è una repressione. A questo chiamo io violenza. Io chiamo violenza il fatto che le famiglie e anche le persone di diverse origini che abitano in Roma, attraverso l'articolo 5, vengono ovviamente a vivere questa repressione, perché non poter riuscire a avere le utenze, anche se si vuole pagare, anche se si vuole mettere in regola. Questo è violenza. Questa è la vera violenza che molte famiglie, molti anziani con una pensione minima devono arrivare nell'occupazione, negli ultimi giorni della sua vita, devono morire aspettando in graduatoria. Signori, questa è la vera violenza che noi stiamo a vivere. Insieme a voi, e quindi non siamo il problema, siamo gli ultimi degli ultimi che stiamo dicendo non vogliamo abbassare la testa. Vogliamo difenderci tutti insieme e vogliamo lottare con voi. Per questo è che ci è piaciuto molto quando Fabrizio Ragucci ci ha detto iniziamo a creare un bel corpo dove la lotta non è settariata, si dice così, vero? Sì, che ognuno si inizia a vedere il suo piccolo orto, no? Perché dal vissuto nostro abbiamo capito che l'emergenza abitativa è emergenza nel momento che casa tua prende fuoco. E quindi viene l'assistente sociale, il presidente del municipio e ti dice faremo qualcosa per la fragilità. E sapete qual è stata questa fragilità per loro? Mettere 14 famiglie, ok, che stavano con bambini malati, eccetera, eccetera, nei residence, che tra l'altro sono anche in chiusura, lasciando persone anziane ancora ad aspettare lì. Si sono lavati le mani e questo è andato a finire così. Questa è stata la risposta. La nostra presidenta del 7° municipio è parte della giunta Raggi, anche lei è grillina, e quindi dopo questo le famiglie si sono iniziate a svegliare, no? Abbiamo detto dobbiamo andare a bussare alla porta di chi è di competenza. Abbiamo iniziato ad andare al municipio, dal municipio siamo stati ricevuti al Campidoglio, all'epoca c'era l'assessore alle politiche abitative e bilancio, Andrea Mazzillo, aveva due deleghe addirittura, no?
questo buon uomo, e dico buon uomo perché sono riuscita comunque anche a parlare, a conoscere più o meno quello che lui voleva fare, mappare le alloggi sfitti, cercare di creare un database per iniziare a dare risposta, per accelerare anche la graduatoria a Roma. Che è successo? Che dopo il secondo incontro che noi dovevamo andare, ci è arrivata la notizia che Andrea Mazzillo non era più l'assessore, non si sapeva, e questa è la politica che adesso sta a rientrare non solo a Roma ma dappertutto in Italia, una politica che tipo a Roma la giunta grillina ha dovuto fare due cambiamenti di assessore alle politiche abitative. Nel frattempo la gente sta a morire, signore, nel frattempo la gente sta a soffrire questa violenza di non riuscire ad avere casa. Come diceva pure la mia compagna, è morto poco fa uno dei nostri compagni, era un signore che aveva lavorato da autista per un ex assessore alle politiche abitative, è morto in occupazione, era in graduatoria, è morto da solo, in un'occupazione che non aveva nemmeno i servizi, le utenze. E quindi a questo chiamiamo noi violenza. E finisco con questo. L'immigrato, ok? E quando deve andare a rinnovare il permesso di soggiorno e arriviamo in questura, perché sono anche mediatrice interculturale, ci dicono: signora, lei non può rinnovare perché abita in occupazione e non ha la residenza. E anche da lì l'immigrato si vede ad affrontare il problema casa, perché se non abita in occupazione sta a pagare un affitto in nero. E ci une sempre il problema casa. E dove andiamo a finire? Magari c'è chi dice in disperazione: sai che io vado a pagare e vado a cercare a vedere chi mi fa fare una cessione fabbricato, chi mi dà residenza, perché non c'è la informazione. Quindi anche comunicare come sindacato e arrivare alle diverse realtà è un punto molto importante. E quindi anche questo è un punto di forza che penso che il gruppo di Roma, adesso che sta cercando di accorpare questo nuovo gruppo per lavorare e unire le diverse realtà, di dire: tu non sei solo resident, tu non sei solo occupazione, tu non sei affitto in nero, tu sei della parte che ha bisogno di lottare e difendersi il suo diritto. Quindi diventiamo uno solo, e la comunicazione lì inizia a camminare, e la lotta lì vero che deve prendere. Nel Salvador, da dove io vengo, si dice questo detto molto, molto conosciuto: tutti a letto o tutti per terra, no? E quindi unire, sentivo gli interventi della compagna di Venezia fino a Napoli, penso che tutti stiamo vedendo il bisogno di unirci e non più di dividersi il proprio piccolo orticello, perché questo è quello che ci darà forza per non rimanere sempre come un problema di minoranza. Quindi noi siamo con voi, perché qua non c'è bianco, nero, immigrato o siciliano, qui siamo tutti per lottare, per difenderci e diventare tutti uno solo. Quella è la via. Grazie. Grazie Marcela. Todos somos uno. Michele Vaira chiede di portare un saluto, un altro volto nuovo, chiede di portare un saluto dalla la capitanata, mi ha detto. Sì, sì. Scusate, sono le 7, non ci sono altri interventi. Perfetto. Vai. Allora, innanzitutto un ringraziamento per l'invito. Sono Michele Vaira. Siamo qui da ieri, io e la delegata dell'Unione di Rosetta Signore. Sono segretario provinciale della CUB, della Confederazione Unitaria di Padre. Devo dire che prima di iniziare questo mio intervento, molto breve, perché vuole essere solo una conoscenza, siamo nuovi in questa grande famiglia, abbiamo sentito da ieri interventi di autorevoli e preziosi componenti di questa grande famiglia che è l'Unione Inquilini. Ma prima di continuare voglio ringraziare la Presidenza, voglio ringraziare il Presidente Vincenzo Simoni
e senz'altro Massimo Pasquini come segretario nazionale. Un segretario, un presidente e tutti coloro che noi chiamiamo attraverso il telefono con qualsiasi email che noi mandiamo, abbiamo dall'altra parte una grande disponibilità, una grande aggregazione e un grande merito di comunicazione. Questi sono dei grandi pregi che solo una grande organizzazione che arriva ai suoi 50 anni e ancora solida, ferrea e con tanta partecipazione può ottenere. Ci ha molto sensibilizzati questa lettera aperta e in questa lettera ha toccato terribilmente quello che è il cuore non solo dell'italiano ma di tutti quelli che hanno bisogno della casa, e abbiamo sentito dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Lombardia, da tutte le regioni italiane che il problema casa è un problema unito a tutti. È un problema di tante, tantissime famiglie. Quindi perché non essere sempre più uniti? Perché non volere in casa qualcun altro che può dare un valore aggiunto? La proposta di Massimo Pasquini di allargare la segreteria ad altri componenti è una proposta eccezionale, ma questo lo dico perché in democrazia ognuno ha il diritto di poter parlare e ognuno ha il diritto di poter votare. E il Congresso è un'arma a disposizione di tutti, perché con questo si può colpire nel proprio giusto, nel giusto di tutti o nel giusto consapevole. Questa lettera aperta ci dice sempre più, e leggo uno degli ultimi capoversi dell'amico Cesare, il compagno Cesare, che ho conosciuto come tutti quanti voi, una persona eccezionale, dice questo: perciò lancio un forte grido d'allarme a voi tutti, compagni e amici, siete la più grande famiglia, e per questo è venuta la voce. Questa grande famiglia lui la intende ovunque ci siano persone che vogliono combattere tutti insieme, senza stare a guardare il colore, la pelle, la lingua, ma trovare una soluzione per tutti che possa dare dignità alle persone. È l'unica dignità quando viene tolta a una famiglia. La casa è davvero un bene prezioso. Questo bene prezioso va continuamente difeso, va difeso con tutte le armi possibili e immaginabili che noi abbiamo. E questo sono più che sicuro che è la linea di tutti, assolutamente. Noi siamo nuovi, come dicevo all'inizio, abbiamo messo su nella segreteria provinciale della Curia di Capitanata una struttura del numero inquilini che, come delegato diceva signora Rosetta, con un'altra collaboratrice sul territorio ha cominciato rapporti con gli enti, con il comune, con l'Arca Capitanata. Stiamo avendo già dei risultati, stiamo avendo dei risultati trasparenti, dei risultati che ci tengono in considerazione, e pian piano stiamo avviando un piano che non solo mettiamo fuori la bandiera con un ma che possiamo entrare attraverso i lavoratori che già usufruiscono della sede come lavoratori di ogni settore, che sia dal pubblico al privato o al proprio, anche altri servizi che l'Unione Inquilini sa fornire degnamente, e saremo sempre più pronti, noi della CUB come segreteria e la delegata signora Rosetta come rappresentante del noi inquilini, a far sì che tutto possa sempre più dare un servizio, una dignità per quelli che si rivolgono a noi, nell'insieme della famiglia, del lavoro e delle idee che insieme possono crescere e essere sempre più grandi. Grazie Michele. Benvenuto nella nostra grande famiglia. Sono le 19:22, direi che possiamo sospendere la seduta. C'è la cena alle 19:30, giusto? Massimo, c'è la sorpresa o non c'è la sorpresa? No, nessuna sorpresa. C'è l'altra sorpresa? Che sorpresa c'è?
Aspetta, perché forse anche un'altra sorpresa. Non c'è la cena. Quello meno male, cazzo. C'è una sorpresa internazionalista, sì, sì, sì. Quindi tutti a cena. Ok, sì, c'è. La sorpresa è che non c'è la sorpresa. Intanto che si consultano. Dopo la cena però si continuano i lavori. Le commissioni sono invitate a incontrarsi e a definire i documenti. Sì, a cena. Sì, 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 ma ci troviamo a cena. Oh, scusa sola, possiamo confermare la sorpresa? Sì, ok. Allora, ci sarà un'altra sorpresa che è internazionalista per i 50 anni dell'Unione dei Quirini. Ale, tutti quanti a cena. Buona serata. Ciao.